corpo, con la gamba sempre oscillata, su tutte e due le gambe. Poi ci deve essere la distensione delle gambe, si piegano, stando sempre a contatto, ci deve essere questa distensione e contemporaneamente l'anca poi va a colpo. Bene, imparate quanto riguarda ora lo so io. Quando sono sotto la scena, il polso non in questo modo, ma così, va? Non in dietro. Quindi piegare, mettere sotto l'ascella, non portarlo troppo avanti o troppo. Grazie. Va bene? C'è qualche domanda finora su quello che ho detto da fare? Tutto chiaro? Bene, facciamo. Il letto prima si fa Qigong lentamente, quindi andando bene a fare lo spirito e il contatto, poi una volta la tecnica si comincia a fare un Qigong veloce per velocizzare appunto l'esecuzione della tecnica. Allora, adesso facciamo un Qigong in questo modo, stando con le gambe leggere senza piegarle troppo, dobbiamo fare soltanto il contatto con le spalle, non devo toccare assolutamente con il bacino la parte della testa. Questo modo. Questo per abituarsi a fare il contatto di spalle. Bene, per essere attenti a girare con tutte e due le spalle, cioè soprattutto con l'altra, in questo caso a destra, di portare più a contatto possibile con l'avversario. Ok, in questo caso, per aiutare, qui mette la mano qui dietro, in modo che faccia soltanto il contatto con le spalle. Va bene, opzione. Per farlo veloce, sbagliano completamente la tecnica, quindi prima di farlo veloce dovete imparare il ponzeoli. Non si può fare la tecnica velocemente se non la si è imparata bene. D'accordo? Bisogna mantenere sempre presenti quei principi di cui parlavamo prima, quindi equilibrio, contatto delle spalle, non anticipare troppo con l'anca. D'accordo? Quindi si comincia piano piano ad aumentare la velocità. Le gambe non si piegano molto, quindi proprio per permettere di andare più veloce. Questo esercizio serve soprattutto appunto per aumentare la velocità. Cioè non ci sono, non c'è caricamento come avviene per i cicloni. Questo, vi ho fatto vedere, serve proprio per la velocità. D'accordo? Però va fatto bene, spesso si gente per farlo veloce, sta così si piega, non c'è contatto, viene la testa da una parte, pure piega in avanti, ci deve essere sempre questo spunto e questo contatto di spalle. Quando va indietro, quando va indietro? Prima lentamente, poi man mano, sempre più veloce. Sempre badato a fare questo contatto con le spalle. Vedete, quello che devo fare ogni volta è questo contatto con le spalle, non penso tanto al bacino, quella è l'ultima parte. Quando uno niente, piego, nel momento della distensione interviene l'anca. D'accordo? Vediamo ancora una volta lentamente. Io faccio questo passo prima di fare questo da serbati, porto avanti il sinistro, mi trovo nella stessa posizione, provo a fare questo, volete, per farlo più veloce. Personalizza un po' la tecnica, io quando lo faccio non ci come anche quando lo facevo in gara prendevo qui per la mia comodità, però è bene che la facciate qui per adesso la presa. D'accordo?